Rincari d'autunno, prezzi folli che continuano a salire. Grazie alle analisi di Facile.it e Consumerismo No Profit, abbiamo una panoramica delle voci di spesa familiare che hanno registrato i maggiori aumenti di prezzo nell'ultimo anno. In più, hanno evidenziato i prezzi che potrebbero aumentare ancora nei prossimi mesi. Si passa dalle bollette alla benzina, dai mutui all'assicurazione auto e, ancora, carrello della spesa, ortofrutta, trasporti, turismo. A luglio 2023 gli automobilisti hanno dovuto subire aumenti di prezzo del carburante, seppure inferiori rispetto al 2022. La stangata vera è arrivata ad agosto e settembre. Nella settimana dal 18 al 24 settembre, mediamente il pieno è aumentato del 21% per la benzina e del 10% in più per il diesel, rispetto al 2022. A pesare sulle tasche di automobilisti e motociclisti ci sono anche le assicurazioni auto e moto. Rispetto al 2022, considerando i dati aggiornati ad agosto 2023, per le auto l'assicurazione è aumentata mediamente del 26%. Per le moto è andata peggio, il prezzo medio per una polizza è salito del 41%. I generi alimentari hanno subito forti aumenti negli ultimi due trimestri a seguito della crisi climatica ed energetica e dell'inflazione. A settembre 2023, il prezzo dei principali prodotti alimentari di largo consumo come zucchero, patate, olio di oliva, riso, pomodori, pane confezionato, è aumentato del 24,5%. Consumerismo No Profit ha fatto un calcolo approssimativo. Considerando una spesa media settimanale di 120 euro per una famiglia composta da 4 persone, ogni mese la spesa è di 480 euro. In pratica, 5.760 euro all'anno, per un aumento di oltre 1.100 euro rispetto al 2022. I prezzi dell'ortofrutta sono in costante aumento, i rincari sono a doppia cifra. Nei primi 5 mesi del 2023 è stato registrato un ammanco dell'8%, 169.000 tonnellate. Ciò significa che gli italiani rinunciano sempre più a frutta e verdura a seguito degli aumenti. In media, i prezzi dell'ortofrutta sono saliti del 20% anche se alcuni prodotti sono più cari come pesche, pere, susine, patate, zucche. All'anno l'ortofrutta costerà 96 euro in più agli italiani. Il turismo in Italia diventa sempre più difficile in termini economici tra viaggio, alloggio e ristoranti. Anche in autunno, come è avvenuto nel periodo estivo, nella nostra cara Italia gli andamenti dei prezzi si confermano in rialzo. L'aumento medio nel settore turistico è del 9,4%, ma, in certe località, si arriva a picchi del più 25% rispetto allo stesso periodo del 2022. Le bollette di luce e gas restano salate rispetto al periodo prepandemico e al conflitto russo-ucraino. Rispetto al 2019, ad agosto 2023, una famiglia tipo ha pagato il 18% in più di bolletta elettrica e il 27% in più per il gas. Nell'ultimo trimestre del 2023, i prezzi potrebbero salire ancora, quando i consumi energetici aumenteranno. Facile.it riporta che, nel settore dei mutui, un finanziamento medio a tasso variabile sottoscritto all'inizio del 2022 ha registrato un aumento della rata del 44% in più. Il picco di aumenti è previsto entro dicembre, dopodiché gli indici dovrebbero stabilizzarsi e, in seguito, tornare a scendere gradualmente e lentamente. Anche i prestiti hanno subito aumenti in termini di tassi di interesse. Ad esempio, per un prestito personale da 10.000 euro restituibile in 5 anni, il tasso medio è aumentato del 10%. Che ne pensate? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.